Che sia il modo giusto di descrivere i fenomeni che avvengono. Allora veniamo alle applicazioni pratiche. Oggi, cento anni dopo la relatività generale di Einstein, usiamo noi tutti il GPS. C'è sul telefonino: abbiamo il navigatore, dobbiamo andare in un certo punto, ci fidiamo. Il GPS ci dice in ogni istante dove ci troviamo sulla Terra. Come funziona il GPS? Ci sono un certo numero di satelliti che orbitano intorno alla Terra a una quota di 20.000 km e su ciascuno di questi satelliti c'è un orologio molto preciso. È un orologio atomico che sgarra al massimo di un nanosecondo al giorno, quindi un miliardesimo di secondo perde ogni giorno al massimo è un orologio estremamente pre preciso. Noi che ci troviamo qua ci troviamo a distanze diverse dai diversi satelliti, quindi siccome i satelliti mandano il tempo esattamente sincrono tutti insieme, se le distanze a cui mi trovo io sono diverse, nello stesso istante ricevo tempi diversi dai diversi satelliti, perché ad esempio se mi trovo in questa situazione, il ritardo del tempo trasmesso da questo satellite è meno del ritardo del tempo trasmesso da questo satellite e ancora meno del ritardo del tempo trasmesso da quel satellite. Quindi se io confronto i tempi che ricevo, so che vengono da satelliti a distanze diverse, ma io le distanze dei satelliti le so perché so l'orbita esattamente dei satelliti. Quindi se mi trovo in una certa tro posizione troverò dei ritardi, se mi trovo in un'altra posizione troverò dei ritardi diversi, se mi trovo in un'altra posizione ancora troverò dei ritardi ancora diversi e in linea di principio posso ricostruire dove mi trovo confrontando, misurando questi ritardi. Geometricamente, se io so che la distanza e la velocità della luce per il ritardo, okay? io mi trovo nel posto dove c'è l'intersezione di tre sfere che hanno ciascuna il suo raggio pari a C per T1, C per T2, C per T3. Queste distanze le so, faccio intersezione delle tre sfere, lì è la mia posizione. Poi tutto questo viene fatto da un computer apposito o un software apposito. Il punto che voglio fare però è questo: che se vogliamo misurare la posizione entro un metro, siccome la luce percorre un metro in 30 nanosecondi, dobbiamo essere sicuri che i nostri satelliti abbiano orologi più precisi di 30 nanosecondi, ad esempio 10 nanosecondi. Cioè, non ci devono essere errori maggiori di questo. Deve essere garantito che quegli orologi sono precisi entro 10, 20 nanosecondi. In quel modo la precisione finale della stima della posizione sarà inferiore al metro e sarà effettivamente utile. E però il tempo segnato da un orologio in moto è rallentato rispetto al tempo di un orologio fermo. Me lo dice la relatività ristretta di cui abbiamo parlato prima. Vi ricordate l'orologio a fotone? I satelliti del GPS orbitano a 20.000 km di quota e si muovono a una velocità di 14.000 km all'ora, quindi belli veloci, eh? e quindi accumulano un ritardo di 7.000 nanosecondi ogni giorno. Noi vogliamo che questi orologi siano precisi entro 10 nanosecondi, ma il ritardo è di 7.000. Se non, ne, non sapessimo, grazie ad Einstein, che questo ritardo c'è, sbaglieremmo la posizione di 200-300 metri che è già una schifezza. Se io sono in una città e devo andare in un negozio e il GPS mi porta 200 metri più in là, non lo trovo in negozio. Okay? Ma peggio, la relatività generale ci dice un'altra cosa, che siccome questo orologio si trova a una quota di 20.000 km, la gravità a quella quota è più bassa della gravità che c'è in superficie. E quindi quell'orologio ticchetta lento. Scusate, etichetta veloce, okay? l'orologio a terra etichetta più lento perché c'è più gravità dell'orologio che c'è sul GPS, perché lì c'è meno gravità, siamo lontani dalla massa della Terra. E se si fa il conto, l'anticipo dell'orologio sul, sul satellite è di 45.000 nanosecondi al giorno, e noi vorremmo 10 nanosecondi di precisione. Se non teniamo conto dell'effetto della relatività generale, sbagliamo di chilometri. Quindi ovviamente queste cose quando è stato eh, disegnato il sistema, i GPS, si sapevano. I bravi ingegneri conoscevano dei bravi fisici che conoscevano la relatività generale che gli hanno detto guardate, dovete tenere conto di queste cose, se no il sistema non può funzionare. E quindi il buon Albert Einstein quando ha fatto il suo lavoro di scrivere la teoria della relatività generale, la teoria della relatività, chiaramente non pensava minimamente all'utilizzo pratico delle sue teorie. E però oggi le stiamo usando tutti tutti i giorni. E se non ci fossero, sbaglieremmo alla grande con questo, ma questo è solo uno degli infiniti esempi che possiamo fare. cambia la vita di tutti i giorni, magari noi potremmo orientarci anche con tutto città come si faceva una volta. Esempio, gli agricoltori americani stanno comprando tutti, eh, hanno i loro trattori della John Deere che sono famosi in tutto il mondo e ci stanno aggiungendo questa scatoletta. Cosa c'è in questa scatoletta? C'è un GPS molto elaborato e c'è un sistema che guida il trattore. Sul sistema GPS gli dice istante per istante dove si trova il trattore, è memorizzata l'estensione del campo e quindi il trattore, basandosi sulla posizione misurata con GPS, autonomamente, senza nessuno a bordo, fa il suo lavoro nel campo avanti e indietro, che è uno dei lavori più noiosi possibili. E l'agricoltore americano, invece, può fare altro mentre il trattore gli fa eh, la ratura del campo. Ecco, questo è un esempio in cui. Questo si può fare solo grazie alla relatività generale di Albert Einstein. Non si potrebbe fare se non si conoscesse la relatività generale. Adesso parliamo di un'altra cosa, un altro spin-off, visto che è una parola che va tanto di moda, di tutto questo discorso. Ricordate, siamo partiti dall'interferometro di Michelson, quello strumento che ci ha permesso di far vedere che la velocità della luce non si componeva con la velocità della Terra, era sempre uguale in tutte le direzioni. Michelson sapeva che il suo interferometro si poteva usare anche come spettrometro. Che vuol dire sto discorso? Uno spettrometro è uno strumento che analizza la luce e scopre quali lunghezze d'onda sono presenti in quella luce. Noi possiamo vedere luce bianca, gialla, rossa, verde. Queste percezioni diverse sono percezioni dei nostri occhi a lunghezze d'onda diverse. Eh, gli spettroscopisti eh, tedeschi nell'Ottocento fecero un grande lavoro di identificare i colori prodotti da materiali diversi, facendo nascere il cosiddetto metodo spettroscopico. Un francobollo che eh, celebra Fraunhofer, uno di questi fisici, eh, che in Germania con grande pazienza bruciavano materiali diversi e analizzavano, grazie a uno spettrometro, il contenuto luminoso di queste, delle fiamme generate dai diversi materiali. Ad esempio, se voi buttate sul fornello del sale da cucina, vedete una bella fiammata. Arancione, arancione perché l'atomo di sodio che è presente in sale a cucina produce quel tipo di luce. E la spettroscopia permette di fare questo lavoro al rovescio, cioè uno analizza la luce, scopre quali esatte lunghezze d'onda sono presenti e dice ah, allora ci devono essere questi atomi lì dentro. Quindi è un modo per scoprire la composizione della materia senza toccarla ma solo analizzando la luce che produce. E grazie alla spettroscopia si può stabilire di cosa sono fatte le stelle, di, cosa, di che temperatura c'hanno, a che velocità fa, vanno, perché si usa l'effetto Doppler che modifica proprio le lunghezze d'onda. Insomma, uno spettrometro è uno strumento importante, in ambito astronomico, ma anche in ambito analitico. Quando si fa un emocromo, eh, si fa spettroscopia del sangue. Quindi, voglio dire, c'è... Eh, ci sono infinite applicazioni, Machelson funziona molto bene nell'infrarosso e nelle microonde. E ecco questo tipo di immagini, questa è un'eruzione dell'Etna che produce gas che arrivano fino all'Africa, vedete? Questi sono stati visti nell'infrarosso da un interferometro di Michelson presente a, a bordo di Envisat. La mappa eh, delle variazioni del, dell'ozono, eh, l'ozono che si forma nella stratosfera, poi si, si disfa, non blocca gli ultravioletti, è importante quanto ozono c'è nella stratosfera, con, con un spettrometro eh, a trasformata di Fourier è stato possibile monitorarlo, vederlo che ad esempio nel, nel, vicino al Polo Nord il problema non era così grave come vicino al Polo Sud e cose del genere. Quindi, di nuovo, interferometro e Michelson, come la teoria della realità generale, sono cose che furono sviluppate per ricerca assolutamente accademica e che poi hanno trovato, molto tempo dopo, un'applicazione pratica importante. Ora, per darvi un ultimo esempio di applicazioni pratiche, della, eh, della ricerca accademica vi parlo velocemente delle ricerche che eh, sto svolgendo io sull'universo primordiale queste ricerche si basano sul fatto che la velocità della luce come vi ho descritto un po' a lungo è sempre quella ad esempio, la luce che viene dal Sole arriva sulla Terra dopo 8 minuti, perché deve percorrere 150 milioni di chilometri, a 300 mila chilometri al secondo ci mette 8 minuti. Ma se guardiamo stelle più lontane, la luce che viene da queste stelle impiega qualche migliaio di anni per arrivare fino alla Terra. Quindi vediamo queste stelle come erano migliaia di anni fa. E se guardiamo. La luce proveniente da galassie, ad esempio galassia di Andromeda è una delle più vicine alla nostra. La luce impiega circa 2 milioni di anni per arrivare. Quindi noi vediamo quest'immagine di Andromeda che è come era Andromeda 2 milioni di anni fa. Oggi potrebbe essere diversa. Dobbiamo aspettare 2 milioni di anni per sapere com'è oggi Andromeda. E ci sono galassie molto più lontane di Andromeda. Questa è la uh, famosa uh, figura, uh, immagine di un pezzettino di universo molto profonda. Tutti i puntini luminosi che vedete in, in questa immagine, siano essi grandi o piccoli, sono galassie, in ciascun puntino ci sono 200 miliardi di stelle. Alcune galassie sono vicine e quindi ne vediamo tutti i dettagli. Alcune galassie sono molto lontane e le vediamo solo come puntini luminosi, ma ne possiamo stabilire la distanza. Le, istanze, le galassie più lontane si trovano a più di 10 di miliardi di anni di luce di distanza. Più di 10 miliardi di anni di luce di distanza. Vuol dire che stiamo vedendo com'era l'universo più di 10 miliardi di anni fa. Quello faccio eh, io è cercare luce che viene ancora da più lontano, cioè oltre le ultime galassie. E il ragionamento è questo, siccome vediamo che la distanza tra le galassie piano piano aumenta, cioè l'universo si sta espandendo, nel passato doveva essere più denso, le galassie dovevano essere più vicine. E se andiamo nel passato sempre più remoto, Arriviamo a un universo molto denso. Ora, un oggetto che si espande si raffredda. Questo è esperienza comune, è anche uno dei principi più importanti della termodinamica. L'espansione adiabatica isolata dall'esterno produce un raffreddamento. L'universo si espande, è isolato dall'esterno perché non c'è esterno, e quindi si raffredda. Quindi, l'universo nel passato era più caldo di quello attuale quanto più caldo. Eh, più andiamo nel passato, se c'è stata una continua espansione, più doveva essere denso e caldo. Possiamo arrivare a un passato talmente remoto in cui la, super, la, la temperatura dell'universo era dello stesso ordine di grandezza della temperatura sulla superficie del Sole. Questa è una foto molto ingrandita di un pezzettino della superficie del Sole con zone più calde e zone più fredde. Relativamente la temperatura è sempre intorno a 5500 gradi. La luce parte, viaggia per 8 minuti e arriva fino a noi. Quando l'universo aveva una temperatura simile a quella del Sole non si erano ancora formate le galassie, ma la materia esisteva e doveva avere uno stato fisico simile a quello che c'è sulla superficie del Sole: uno stato di gas ionizzato, incandescente. E infatti, se noi facciamo una misura di ciò che, avviene, che proviene da oltre le galassie, a un certo punto andiamo a sbattere su questa superficie incandescente che rappresenta lo stato dell'universo quando la temperatura dell'universo era di 3000 gradi. E questa è un'immagine che abbiamo ottenuto ormai vent'anni fa con uno strumento che si chiamava Boomerang e che raccoglieva radiazione. Che però non era luce, erano microonde, perché di tanto si espande l'universo, di tanto si allungano le lunghezze d'onda e da allora adesso si sono allungate circa mille volte. Quindi quello che era luce incandescente a quell'epoca, luce abbagliante, è diventato un debole fondo di microonde oggi. Quindi ci è voluto un telescopio per le microonde per fare questa misura. E il telescopio. Lo abbiamo dovuto attaccare a un grande pallone stratosferico per portarlo al di fuori dell'atmosfera terrestre a 40 km di quota, perché l'atmosfera, contenendo molto vapor d'acqua, assorbe le microonde. Quando voi accendete un forno a microonde, ci mettete un bicchiere pieno d'acqua, l'acqua si scalda e il bicchiere no, perché le microonde del forno, c'è cioè un Kleistron che mette microonde a 2 GHz, Fanno vibrare molecole d'acqua, ma non fanno vibrare il cristallo del, del bicchiere. Vibrazione, attrito, calore. Le povere, debole microonde che arrivano dall'universo primordiale, arrivano in cima all'atmosfera, trovano molecole di vapor d'acqua che le assorbono come l'acqua del bicchiere nel forno a microonde. E quindi non riescono ad arrivare a terra. Quindi, se vogliamo fare l'immagine di queste microonde, dobbiamo portare il telescopio. Fuori all'atmosfera, e questo è il modo più economico di portarcelo, questo è un grosso sacchetto di, di plastica, simile al sacchetto della spazzatura, ma molto più grande, contiene 800.000 metri cubi di elio, e trasporta questo telescopio, che pesa una tonnellata e mezzo, a una quota di 40 km, dove sta lì, galleggia e fa le sue misure. A quella quota non c'è più vapor d'acqua, quindi possiamo ricevere microonde che provengono dall'universo primordiale. Dopo queste prime misure eh, la cosa è stata eh, migliorata, sono stati usati dei satelliti, l'ultimo è l'esperimento Planck che è stato portato, è simile a Boomerang concettualmente, ma alla fine è stato portato a un milione e mezzo di chilometri a terra, cioè oltre la Luna. Lì veramente non solo non c'è il vapor d'acqua, ma non c'è nemmeno l'emissione che dannoia noia del, della superficie terrestre che emette microonde. E quindi si sono potute fare misure del, delle microonde su tutta la sfera celeste e si è confermata, si è confermata questa immagine con zone più, leggermente più calde, leggermente più fredde che riempiono tutta la sfera celeste. Qui a quest'epoca, quando è partita questa luce, che poi è diventata microonde, non c'erano stelle, non c'erano galassie, non si era formato niente di tutto questo. L'universo era un gas incandescente che, che lo riempiva. Questa materia poi nei miliardi di anni successivi si raggrupperà in galassie, in stelle, pianeti, eccetera. Ma qui stiamo vedendo com'era l'universo all'inizio. Allora, eh, per effetti tecnologici, voglio sottolineare il fatto che questo tipo di misure si è potuto fare solo perché si sono inventati dei rivelatori nuovi che non esistevano. Questo è un rivelatore per microonde che è stato sviluppato apposta per l'esperimento Boomerang prima e poi per l'esperimento Planck, dove c'è una ragnatela di fili sottilissimi, fatti di nitruro e silicio, C hanno un diametro di 10 micron, 10 milionesimi in metro, quindi li vedete solo perché la luce che illumina eh, passano attraverso il vestito e si riconosce la forma della pistola e dei proiettili. Questo sì, è un controllo non invasivo, cioè non gli stiamo facendo una radiografia, che sono radiazioni ionizzanti che fanno male, stiamo solo vedendo quante microonde il suo corpo emette naturalmente. I rivelatori sono talmente sensibili e talmente dettagliati che permettono di fare questi controlli di sicurezza. È un altro esempio di applicazione pratica di un rivelatore che è stato sviluppato per una eh, ricerca del tutto accademica in cosmologia. Vi ringrazio. C'è tempo per qualche domanda? Una domanda? Uh, Una, massimo due. Massimo due. <ride> sì, prego. Sì. Ripeto la domanda se può. C'è difficoltà a misurare. Eh, la lunghezza ovviamente confrontata alla lunghezza di un'altra. con quella precisione visita. è difficile una cosa semplicissima la rotazione anche nella rotazione io posso commettere degli errori sui gradi diciamo sì. di rotazione è è vero, però, però è, è molto meno importante nel senso che se io invece di ruotarlo di 90 gradi lo ruoto di 89 o di sì. 88 i due, le due velocità sono quasi parallele si devono sommare comunque se ovviamente. vedo che non si sommano sì. e non poi un'ultima un cosa l'ultra profondo, quell'immagine bellissima Hubble delle... Deep Field sì, sì. come facciamo a essere sicuri al 100% che siano tutte galassie anche dei puntini appena percettibili c'è usa... un metodo per misurare sì, la luce sì. di quei puntini? Si usa la spettroscopia cioè ah, si atto stabilisce atto. grazie Cosa c'è? Non può essere luce di una singola stella, ci devono essere diverse popolazioni di stelle per fornire uno spettro con queste misure. Bene, grazie per questa bellissima conferenza e noi dobbiamo lasciare la stanza per la prossima.